come sempre chiediamo a Yusuke di duplicarci qualche carta e continuiamo con le carte magiche. Ecco qua. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie, Yusuke. Va bene, visto che non è disponibile nessuno oggi. No, non è vero, forse Shinya? No, è domenica. Ma guarda, c'è la pecorella di Catherine. L'artiglio, al momento il premio è un uomo pecora smarrito. Una partita costa 300 yen, vuoi provare? Ovviamente. Pam 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 pam. Vediamo, ce la faremo? Preso! Alla prima! Oh, non mi dispiacerebbe, lo ammetto, portare Catherine sul canale. Era da un po' che ci stavo pensando. Voglio comprare questo anello e mettermelo da parte. E visto che ci siamo, visto che la giornata è libera e Haru non c'è, andiamo al tempio e continuiamo a meditare. Siamo vicini alla meditazione totale. Vuoi meditare al tempio? Calmiamo il cuore. Ok, parliamo al monaco. Molto bene, allora. Fai con comodo e rilassati. Grazie, monaco. Ah, che bello. Sai cos'è un giardino zen? Ho fatto alcune ricerche sui templi. Questa macchia sul pavimento. Sembra quasi un'isola. O anche, ha anche un buco. Forse è dove si trova il tesoro, eh? Sarebbe un'avventura entusiasmante. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, stai ascoltando? Morgana, sto per raggiungere l'illuminazione, ti prego. Lasciami in pace. La mia mente e il mio corpo si sentono così leggeri. Wow, sei un portento. Non hai neanche fatto una piega. Questo che si chiama illuminazione. Ci siamo vicini, però. Siamo vicini all'illuminazione, Morgana. Inizia ad avere freddo, dovremmo tornare indietro. Effettivamente è novembre. Forse un altro giro al tempio, arriviamo al rango massimo finalmente. Oh, Kaetaka. Vediamo, chi è disponibile stasera? Ah, giusto, nessuno. Ho completato tutti quanti, a parte Y, i nostri obiettivi serali. E allora occupiamo la serata in modo intelligente. In palestra. Cominciamo l'allenamento. Vuoi prendere qualcosa? Il frullato iperproteico. Ne hai 19. Prendiamolo allora. Glugete, glugete, glu. Ah. Bene, sei pronto? Ovvio. Ottimo, stai migliorando. Il suono dei tuoi colpi è così rilassante. Hai un senso un po' strano di rilassatezza. Ottimo lavoro, continuiamo così. Sembra che ti sia allenato fisicamente e mentalmente. Ottimo. Quanto abbiamo preso? 9 HP e 7 SP. Però sembra che anche il frullato proteico stia dando i suoi frutti. 3 HP e 2 SP. D'accordo, siamo qui da parecchio. Torniamo a casa. Ottimo. Una domenica molto produttiva, devo dire. Oh, ti prego, Haru. Completiamo il confident, dai. Ho visto un'altra auto delle elezioni. I notiziari parlano solo delle elezioni. È strano che ne stiano parlando così tanto. Beh, potrebbero preannunciare il cambio amministrativo radicale. Quando sono le elezioni? Manca molto? Ancora 20 giorni circa. Dovremmo sbrigarci. Beh, effettivamente sembra poco. Ma in realtà 20 giorni sono tanta roba, eh. A 20 giorni precisi precisi. Ok, Haru è disponibile anche oggi, perfetto. Ve l'ho detto, dobbiamo occupare questo tempo in modo intelligente, come ha detto Morgana. Dobbiamo completare Haru perché è importante. E vorrei fare altri due incontri con Shiya, perché così otteniamo la sua richiesta di memento. E una volta ottenuto quello abbiamo tre richieste di memento. Abbiamo lui, Iwai e la richiesta che ci ha mandato Mishima l'altra volta. Yusuke, anche oggi mi duplichi una carta per favore. E mi duplichi Megidolan. Va bene, dammi le carte. Il mio pennello freme come se fosse posseduto. È venuta benissimo, prendi. Grazie Yusuke. E ora Haru, vengo da te. Perfetto, le cipolle sono cresciute. Queste sono cresciute abbastanza. Perfetto. Abbiamo ottenuto tre cipolle stellari. Buono. E allora questa volta, visto che sono tre cipolle, ti chiedo i fagioli. Facciamo un po' alternato. Facciamo una volta le cipolle, una volta i fagioli. E poi la prossima volta continuiamo di nuovo o con i pomodori o con le carote. E ora Haru, pensiamo a te. Ah sì, volevo parlarti di una cosa. Ho riflettuto a lungo sia su Takekura-san che sull'azienda. Oggi hai un po' di tempo per parlarne? Assolutamente, mia cara. Ok, grazie. Vedi,
No, sempre lì con le mani nella terra. Ehi, hey, Phoenix-kun, ti ricordi di quell'oggetto magico di cui ti avevo accennato? Ecco, ciò che mi aiuterà a far capire a Takekura-san cos'è è davvero importante per me. Il terreno? Esatto. Vedi, questa terra è una mistura speciale preparata con vari tipi di fertilizzante. È di alta qualità. È soffice, tiene caldo, ha un buon drenaggio ed è piena di nutrienti. Questa è la magia che mi serve. La magia? Non sono molto brava ad esprimermi con le parole. Solo a pensarci mi viene il batticuore. Ma sono mesi che mi dedico anima e corpo a questa mistura. Sai esprimere esattamente ciò che è importante per me. Ecco perché me ne servirò per convincere, per coltivare i miei chicchi. E quando sarà il momento, li tosterò e li macinerò. Non ci vorrà molto tempo. Parlando seriamente, anche solo far crescere le piante è stato piuttosto faticoso. Le ho controllate ogni giorno e poi le ho annaffiate, le ho esposte al sole. Ma tutto quell'amore e quelle premure si sono trasferiti nei chicchi. Questo, unito al calore nutritivo del terriccio, mi consentirà di parlare attraverso di loro. Chissà cosa penserà Takekura-san quando assaggerà il mio caffè. Lo adorerà, vedrai. Spero che tu abbia ragione. Non sono molto sicura del sapore, però, dopo tutto, è il mio primo tentativo. A proposito, ci ho riflettuto un po' e non credo che mi opporrò al progetto di Takekura-san. Se la direzione lo appoggerà, non porrò veti. Però... d'altro canto, se il loro scopo è ingannare la gente, non potrò supportarli. Voglio che facciano del caffè buono. Mi spiego, in questo momento la Okumura Food non ha una buona reputazione. Il mio timore è che la nuova catena serve ad aggirare l'ostacolo e non a ricostruire la nostra immagine. Certo, capisco che liberarsi di una cattiva nomea non è affatto semplice. Ma se intendo propinare un prodotto scarso anziché recuperare la fiducia della gente, mi opporrò. Sei fantastica, Haru. Sei una patata. Patte, patte, patte. Beh, ovviamente sono una paladina della giustizia e tutto il resto, no? Scherzo. Sai, Phoenix-kun, con te accanto mi sento più sicura. Grazie a te che sono riuscita a coltivare questo terriccio. Ed è grazie a te che ho trovato il coraggio di dire a Takekura-san ciò che penso. A proposito, pensi di potermi accompagnare quando andrò a parlargli? Con te accanto non avrò alcuna paura ad esprimere la mia opinione. Ovviamente. Ah, l'ho detto, lei non lo esprime a diversità di Yoshizawa. Però, cioè, l'ho detto, lei è una ragazza talmente pura che tutto quello che sta dicendo è amore, ma senza dirlo. Beh, adesso devo portare un po' di questo terriccio a casa per le mie avventure di caffè. Potresti aiutarmi a portarne un sacchetto, per favore? Certo. Ma bene. Beh, ci vediamo. Oh, rango 8. Il che vuol dire che il prossimo rango è quel rango, è il rango 9. Ehi, grazie per avermi dato una mano oggi. Sto già provando il terriccio che oggi ho portato a casa. Le piante di caffè sembrano apprezzare. Ne vorrei anch'io un po' per la mia pianta. Ora che ci penso, mi ricordo di aver visto delle piante anche alle Blanc. Guarda, ce n'è una qua fuori proprio. Ti stai prendendo cura di loro. Ricorda di trattarle con amore, ok? Non mi resta altro che trovare il coraggio di esprimere la mia opinione. Chiamerò Takekura-san e farò in modo di incastrarlo con i tuoi impegni. Spero che il mio oggetto magico funzioni su Takekura-san. Farò il possibile, quindi spero che tu voglia andare fino in fondo, ok? Ciao! Oh, fino in fondo con te, Haru. Proprio fino in fondo lo spingiamo questo rapporto. È arrivato un altro pacco. Che cosa hai ordinato? Tutti gli oggetti del mercato nero che non dovremmo comprare. E ovviamente disponibile non c'è nessuno perché, ovviamente, di libero c'è solo Iwai ora. Però è bello perché abbiamo finalmente completato tutti gli impegni serali. Questo vuol dire che da qui in poi tutte le sere sono libere, a parte quando avremo finito l'incarico di Y. Questo vuol dire che tutte le sere le possiamo occupare o in palestra o con le gemelline. E visto che ci siamo, direi di completarle a questo punto. È vero, anche l'altra volta che sono andato in palestra potevo uscire con loro, ma
Abbiamo occupato la giornata ad allenarci e sicuramente ne è valsa la pena. Siamo a livello 68 con 800 HP. Questo vuol dire che a livello 99 saremo sicuramente, e anche prima probabilmente, saremo a livello 999 di vita. Gli SP, ci vorrà molto più tempo purtroppo. Justin, come va? Bene, è tempo di nominare il posto. Justin, a te l'onore. Ascolta attentamente, il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è una bizzarra attrazione urbana in cui le schiave provvedono ai bisogni degli avventori. Pare che le schiave di questo campo chiamino gli avventori padroni e si lasciano in parte comandare. Chissà che differenza c'è con la nostra devozione al padrone. Potrebbe ispirare il prigioniero. In un luogo simile ti suona familiare. Allora, se sai dove, accompagnaci immediatamente lì. Non mi viene in mente nessun posto. Questo perché non l'abbiamo visitato il posto. Per giuste motivazioni, credetemi. Ma forse posso sbloccarlo subito. Se però non mi chiedono di entrarci, perché se mi chiedono di passarci il tempo, mi passa la voglia. Il posto è questo qui, il Maid Café. Ora puoi viaggiare velocemente verso il Maid Café. Ok, ora che l'abbiamo sbloccato, proviamo ad andare dalle gemelline. Non mi viene in mente nessun posto. Questo vuol dire che ci devo entrare. Oh, dannazione. Va bene, Maid Café sì allora. Costa 1000 yen. Quanti soldi. Li faccio uccidendo un nemico, 1000 yen fra un po'. Qui dentro l'atmosfera è abbastanza carina. Anche troppo, direi. Bentornato a casa, padrone. Sono Clara, la tua maid pasticciona. Già che mi dici questo, io ti odio. Oh, padrone, è la prima volta che vieni a trovarci? Sì. Sono così felice che tu sia qui. Sei finalmente a casa, mettiti comodo. Cavolicchio, quasi mi dimenticavo di informarmi un nuovo visitatore. Che sbadata. Offriamo una carta per i timbri. Se raccogli 20 timbri, puoi ricevere un oggetto speciale. Non è niente di speciale. Ricevi un timbro ogni 1000 yen spesi. Sarei così felice se raccoglierai ne raccoglierai tanti. Allora, cosa vuoi ordinare? Prendiamo un omelette, dai. Un omelette sincera, padrone, giusto? Come desideri? No. Ehi, così è un po' troppo. Tutto questo rosa mi dà fastidio agli occhi. A chi lo dici? Ora disegnerò con sincerità la tua omelette. Vediamo, cosa posso scrivere? Oh no, ho combinato un disastro. Mi spiace, padrone. Stavo cercando di scrivere la ridondanza di un ripetitivo pleonasmo. Perché hai scelto quella frase? Padroncino, ho fatto del mio meglio, puoi perdonarmi. Va bene, guarda, sì, solo perché tanto almeno ce ne andiamo. Wow, padrone, sei così gentile. Sei incredibile, ti adoro. Sarò la tua umile maid per l'eternità. Ah beh, sei stato troppo buono, ma almeno hai imparato il valore della tolleranza. Ottimo. Faceva cagare sta maid e quella omelette. Direi che è stato particolare. A ogni modo credo che tu abbia imparato come farti apprezzare dagli altri. Pagare per far avere un po' di fascino? Se questo ha un senso. Ecco a te la tua carta con i timbri. Padroncino, mi dispiace per il disastro di oggi, ma è stato davvero bello poter ospitare un padroncino gentile come te. Visto che è la tua prima volta qui, ti darò qualche timbro. Carta dei timbri? Ogni sabato è il nostro Maid Day e riceverai 4 timbri extra. Ti consiglio di approfittarne. Oggi ne hai ricevuti 5, che porteranno il totale a 5 timbri. Ti auguro una giornata fantastica, padrone. Gna! Attenderò pazientemente il tuo ritorno. Tornerò con delle gemelline bionde, credimi. Sta musica mi sta sulle palle. Chi è? Va tutto bene, Phoenix. Già, e voi? Noi stiamo tutti bene. Sono così invidioso che tu non debba venire a scuola. Comunque, tutto quello che si vede in TV e persino online è irritante una cifra. Non passa giorni senza che si parli di Shido. Stessa cosa con Akechi, quella storia del detective genio è una grandissima scemenza. Mi fa star male vedere come quei due si stiano atteggiando a eroi. Onestamente la gente non crede, che crede a simili assurdità è ugualmente colpevole. Sicuro, tutti continuano a parlare delle lezioni di fine anno come se fosse una specie di festival.
Sì, sembra che per la maggior parte di loro questa stagione politica non sia altro che una festa. A seconda di come ci muoviamo, però, questo potrebbe essere una buona opportunità per noi. Possiamo approfittare di questa confusione per portare a termine la missione. Sarà un ottimo diversivo. Considerando tutte le attenzioni che riceveranno, la comparsa dei ladri fantasma sarà di grande effetto. Mostriamo loro che i ladri fantasma sono ancora sulla breccia. Decidi tu il momento per radunarci, però fa attenzione, ok? Sì, mancano 19 giorni e ce la possiamo fare. Allora, vediamo se Haru vuole uscire. Ok, Haru vuole uscire. Continuiamo con lei. Shinya lo teniamo un attimino da parte, anche se ho detto che ci servono due incontri con lui. D'altronde Haru ci mancano solo due incontri per completarla. Ehi Haru, come va? Usciamo assieme? Sono riuscita a ottenere un appuntamento con Takekura-san. Se non è un problema per te, vorrei che mi accompagnassi. Hai un po' di tempo oggi? Sento di potermi avvicinare, perfetto. Usciamo con lei. Grazie. Se sarai lì con me, sono certa che saprò esprimermi al meglio. Bene, mi metterò in contatto con Takekura-san. Oh, Haru, ci siamo, eh? Allora, vorresti che lo assaggiassi? Per favore, anche solo un sorso. Non è stato preparato con chicchi particolarmente costosi, né da mani esperte. Assaggiamo. Ha un sapore interessante. A ogni modo, di cosa volevi parlarmi? Riguarda l'azienda? Chiedo scusa per il disturbo, mentre è così impegnato. Nessun problema. La verità è che dopo la morte di mio padre non riuscivo a fidarmi di nessuno all'Okumura Foods. Capisco. Lei incluso, Takekura-san. Ah, un'affermazione cruda. Mi spiace. Ora, quello di cui volevo parlare... Sono qui con te, Haru. Hai ragione. Giusto, ce la farò. Takekura-san, cosa ne pensa di quel caffè? Ho coltivato i chicchi nel mio giardino e li ho tostati e macinati in casa. Cosa? A essere sinceri, non credo sia particolarmente buono. Ma l'ho preparato col cuore. È per questo che le ho chiesto di vederci oggi, Takekura-san. Cavolo. Effettivamente non è male. Non intendo dire che occorra fare altrettanto con il caffè della nuova catena della Okumura Foods, né intendo suggerire che il progetto non debba andare avanti. Tuttavia, non permetterò che la mia azienda serva ai clienti un caffè di qualità scadente. Sai, questo caffè è molto simile a quello che serviva a tuo nonno. Eh? Ero un suo cliente fisso, è così che sono finito a lavorare per questa azienda, in effetti. Io ero uno dei contrari alla chiusura del suo locale, ma allora non spettava a me decidere. E ora pensavo di dare alla nuova catena lo stesso nome del locale per fare ammenda in qualche modo. Il mio desiderio è dar vita a un'attività amata dai clienti e dai dipendenti, come era la sua. Un luogo in cui ritrovarsi per bere una tazza fumante di felicità. Davvero? Haru-chan, ritengo che tu abbia ogni diritto di diffidare di noi. Dopotutto, se qualcuno si fosse opposto a tuo padre, le cose sarebbero andate diversamente. Sia come sia, percepisco chiaramente la passione con cui hai preparato questo caffè. Oserei dire che assomiglia a tuo nonno. Mi dispiace, è stata così maleducata. Anch'io devo scusarmi per averti consigliato di cedere le tue azioni. Pensavo che sarebbero state solo un peso per te, ma evidentemente mi sbagliavo. Haru-chan, che ne dici di partecipare alla prossima riunione del direttivo? Io? Sì, le voci della mia soddisfazione per la morte di tuo padre sono molto preoccupanti. Comprendo il fatto che non tutti considerano la mia visione per il futuro dell'azienda, ma la verità è che ho molto lottato contro il consiglio direttivo per rimetterla in sesto. Ora ho bisogno di comunicare tutto ciò nel modo più chiaro possibile, proprio come hai fatto tu adesso con questo caffè. Pensi di potermi aiutare a farlo? Voglio ricostruire questa azienda dalle fondamenta. Beh, ecco... Andrà tutto bene, vedrai. Davvero? Ok. Sarò felice di partecipare. Ottimo, tuo nonno sarebbe stato fiero di te, come anche tuo padre. A proposito, il caffè era ottimo. Grazie, grazie mille. Ah, e credo di essermi sbagliato anche su un'altra questione. Credevo fossi entusiasta all'idea di sposare Sugimura-san, Kun. Ecco perché insistevo tanto affinché non perdeste tempo, così avresti avuto il suo sostegno. A quanto pare, però, preferisci la compagnia di questo ragazzo. Oh, oh,
Dimmi la verità, Haru-chan. Che ne pensi di Sugimura-kun? È uno stronzo. Penso sia un uomo intelligente, ma non nutro alcun interesse nei suoi confronti. E non nutro alcun interesse nel diventare sua moglie. Preferirei andare per la mia strada. L'unica ad avere controllo su di me dovrei essere io stessa, non mio padre né Sugimura-kun. Capisco, sei cresciuta molto in fretta, Haru-chan. Non mi ero accorto che fossi diventata una donna tanto forte, gentile e matura. Ti chiedo scusa per non essermene reso conto prima. E il contratto che Sugimura-san ha stipulato con mio padre? Lui dice che in caso di rifiuto da parte mia avrebbe diritto a risarcimento enorme. Non ne sapevo nulla di questo contratto. Tu hai visto il documento? Ora che mi ci fa pensare, no. E né tuo padre né i nostri avvocati me ne hanno mai accennato. È probabile che stia mentendo, con l'aiuto di qualcuno dall'interno dell'azienda. I miei oppositori l'hanno invitato alle riunioni nella speranza che un giorno prenda il mio posto. Tuttavia non ci serve un politico in azienda, specie considerate le nostre umili origini. Dell'annullamento del matrimonio mi occuperò personalmente. Ci vorrà del tempo, ma sarà fatto, giuro. Grazie. Oh, finalmente non vedrò più quello stronzo. Prima di tornare a casa, Takekura-san ha finito di bere il suo caffè. Buono. Oh, fantastico. L'incontro è stato un enorme successo. Ho parlato apertamente a Takekura-san e lui mi è capita. E non soltanto riguardo all'azienda, ma anche a proposito di Sugimura-san. Ero così intimorita, ma ora che è finita, devo ammettere che non è stato poi così difficile. Se sono riuscita a farcela, però, è perché avevo te accanto. Grazie, Phoenix-kun. Sei stata straordinaria, ragazza. Anche tu, sai. A ogni modo, è solo grazie a te se ho ricominciato a fidarmi degli altri. Perciò voglio fare anch'io qualcosa per te. Se avrai mai bisogno di aiuto, ti prego, fai affidamento su di me. Io ci sarò. Ci credo, Haru. Ci credo. Oh, livello 9. Baluardo, chance di proteggere Joker da un attacco fatale. Yoshi. Ottimo. Ah, a proposito. Eccoci. Ci siamo, Haru. Takekura-san ha detto una cosa un po' strana, ricordi? Che tu mi piaci. Santo cielo, perché mai avrebbe dovuto dire una cosa del genere? Devo scegliere le parole con molta attenzione. Sono già fidanzato con un'altra ragazza. Secondo te perché? Ah... Stiamo per frenzonare Haru. Oh no, e io non vorrei, credetemi. Credetemi che la sua crescita personale è molto bella. E vi dirò una cosa. Fosse per me, in un altro universo in cui, lo metto tra virgolette, questo non ha ripercussioni, Io l'avrei fatto. Ma scegliere questa opzione quando siamo già fidanzati avrebbe molte ripercussioni su di me e su di loro. Però voglio dire solo un piccolo punto in più su questa faccenda. Qualcuno ha disegnato un fan-made manga in cui Joker è fidanzato proprio con Haru e Futaba, e lui lo confessa a tutte e due dicendo: io voglio avervi tutte e due nella mia vita perché tu sei cambiata radicalmente da essere schiava di tuo padre a essere una donna forte, e Futaba a essere una ragazza che finalmente si è aperta al mondo ed è cresciuta. Ma non è questa la realtà. Per quanto mi dispiace, Haru, perché ci vede come buoni amici. Ah, ok. Probabilmente hai ragione. Dopotutto è quello che siamo, no? Ah, che male! Ci è rimasta malissimo! Oh no! Guardala! È triste, è offesa male! A ogni modo, ora devo andare a studiare. Gli esami d'ammissione sono alle porte. Non posso permettermi di restare ancora qui. Ma grazie per oggi. Oh, scusami, Haru. Devo tornare a casa. Lei ci è rimasta... Allora, molte ci sono rimaste male. Cioè, Anna è scappata. Makoto, forse quella che ci è rimasta un po' meno male. Ifumi ci è rimasta di merda, poverina, ma è rimasta composta. Haru proprio... è intristita totale. Scusa per la chiamata improvvisa. C'è qualcosa che ti volevo dire. Dopo l'incontro, Takekura-san mi ha detto della ricetta della miscela del nonno. Ne ho giusto preparato un po' in camera mia e il profumo è incredibile. Se solo potessi sentirlo anche tu. Non vedo l'ora di provarlo, allora. Sì, peccato che dal telefono non si sentano gli odori. Non vedo l'ora di fartelo provare. Dubito che avrei avuto il coraggio di farlo se fossi stata da sola.
Avrei rinunciato senza provarci e non avrei mai scoperto cosa pensa Takekura-san di tutto questo. Quindi spero che accetterai un piccolo regalo per aver affrontato tutto insieme a me. Ok, buonanotte. Quanto mi dispiace per quello che ho detto ad Haru. Kaitaka. C'è rimasta male. Oh. Visto che la serata anche di oggi è libera e siamo andati al Maid Café l'altro giorno, la stanza di velluto ci attende. Ehi, Justin, oggi vi porterò al Maid Café. Dunque? Intendi il Maid Café? Cos'è che rende mai su un caffè? Forse le schiave? Devo saperlo! È quello che faremo, prigioniero. Portaci immediatamente lì. Credetemi che odierete quel posto, ragazzine. Quindi questo è un campo di schiave. Che arredamento allegro per un posto tanto orribile. Mi sorprende che un luogo simile esista nel cuore di una città come questa. Credevo che questi luoghi nascessero nell'ombra, lontani dagli sguardi delle persone. Bentornato, padrone! Parli con me, a quanto pare non ricordi chi è il tuo padrone. Siamo qui come osservatrici, Justine, niente paura, ce la libereremo una volta finita. Ehi, tu! Sì, padroncina? Dimmi, perché stai sghignazzando così? Sei una schiava. È una schiava? A cosa ti riferisci, padroncina? Ti ordineranno anche di sorridere, ma non desideri ribellarti, o sei una sottomessa di natura? Beh, padroncina, non lo so. Questa è scema, altro che... Cosa c'è che non... Ehi, prigioniero, pensi davvero che questo luogo sia adatto alla tua riabilitazione? Non lo so. Non ti piace? Diciamo che sono ben oltre il disprezzo. Caroline. Calmati, Caroline. Oh, ma quanto siete carine. Attenta, credi che ridere del padrone sia un comportamento appropriato? Ah, ora ho capito. Siete qui per il servizio disciplinare, giusto? Allora ascoltami, moscerino. Che cosa? Smettila di fissarmi e ordinate. Volete che vi infilzi con una di queste forchettine? Sputate il rospo. E sì, si è liberata del gioco dell'oppressione. Forza, ordinate. Volete un menù? Ammesso che sappiate leggere, eh? È così? Le bambine non sanno leggere? Ah, non importunare le bambine. Oh, esagerato. Ops, mi sono un po' fatta prendere. Ecco il menù. Cosa aveva che non va? Il suo umore è cambiato in un istante. Che versatilità, possibile che abbia il potenziale per il potere del Jolly? Beh, non importa, dobbiamo concentrarci sulla questione in esame. Cosa potrà mai essere? Lo pancake, cosa ci mettete? Spero nulla di sospetto. È una sorpresa. Che sia una variante di quella cosa chiamata roulette russa? Non possiamo rischiare l'avvelenamento, ordiniamo qualcos'altro. In tal caso ordineremo un omelette sincera. Come vuoi, padroncina? Oh no, che pasticcio! Perdonami, padroncina! Come osi? Risolvi il problema, potrai implorare perdono quando riceverò un pasto perfetto! Ma l'ho riempita d'amore! Ah. Non far finta di piangere davanti a me! Rimediaci subito, veloce! Non ti lascerò andare finché non è a posto! No, io ho lavorato sodo, ma sono goffa. Mi sono anche allenata tanto e... Che palle, statizia! Ah, ehi! Com'hai potuto far piangere quella povera schiava così? Cosa? Va bene, le chiederò scusa. Ascolta, Maid, mi dispiace, lo mangio, solo non piangere. Ah sì, viva, grazie mille. Ti andrebbe di accompagnarlo con un tè caldo? Consiglio anche il caffè rilassante. Prometto di metterci tutto il mio cuore per prepararteli. Va bene, porta quel che capita. Che cazzo è sta roba? Tutto questo è stato faticoso. Anche chi viene servito deve comportarsi a modo. Fatico a capire queste complicazioni. A chi lo dici? Eppure in questo posto le persone pagano per partecipare a una recita servo padrone. Gli umani sono disposti a tutto per una posizione di potere. Non c'è limite al loro desiderio. A ogni modo, riteniamo il tuo incarico completato. Ecco la tua ricompensa. Un tetrakaja, un dekunda e un dekakaja. Perfetto. Oggi abbiamo visto un lato dell'umanità che non conoscevamo. A dire la verità, questa non è una nuova esperienza per noi a questo punto.
Ogni volta che affrontiamo un incarico speciale apprendiamo nuove sfaccettature dell'umanità, certamente molto interessante. Ika? Ma l'unica cosa che dovrebbe importare a te è la tua riabilitazione, e non scordartelo! Grazie, ho scordato le gemelle alla stanza di velluto. Perfetto. Prima completiamo queste cose, meglio è. Perché voglio arrivare a un evento con le gemelline, voglio arrivare a un evento speciale. Questa potrebbe essere la prima volta che mi interesso alle elezioni. Quanto è figo, Shido? Un politico carismatico e capace di entusiasmare persino dei giovani apatici, eh? Non solo il signor Shido ha giudizio e determinazione, ma possiede anche grandi capacità da leader. Come le sue doti comunicative, non trovate che le sue parole siano comprensibili e ragionevoli? Si stanno facendo tutti ingannare dalla sua farsa. Non sanno che sono solo tutte balle. Dobbiamo smascherarlo al più presto. Questi dialoghi che loro fanno da soli alla fine se stanno dicendo a noi: sbrigati, porca troia! E mancano 18 giorni. Haru non è disponibile, ma Shiya neanche. Perfetto. E allora andiamo al tempio. Dobbiamo sfruttarle al meglio queste giornate. Guarda com'è cambiato il tempo. L'ultima volta che siamo venuti qui al tempio era comunque lo stesso orario, ma c'era ancora il sole. Adesso che è quasi dicembre, inizia già a calare il sole. Entriamo nel tempio. Ok, parliamo al monaco. Molto bene, allora, fai con comodo e rilassati. Grazie. Wow. Mi meraviglia che non ci sia neanche una cartaccia da queste parti. Mi sa che tengono molto a questo tempio. Questa macchia sul pavimento. Ecco, ti somiglia un po'. Guarda come si allarga, è uguale alla tua chioma spettinata. Miau. Ehi, smettila di ignorarmi. Ehi, stai ascoltando? Forse ho raggiunto l'illuminazione? La voce di Morgana si fa sempre più distante. Stai forse... stai fluttuando? O era solo la mia visione? Cavoli, mi hai spaventato. Non stavi fluttuando, vero? No, è impossibile. Mi sento quasi obbligato a pregare. Sei una divinità ora. SP massimi aumentati di 12. Yes. Inizia ad avere freddo. Dovremmo tornare indietro. Ora, abbiamo raggiunto il livello massimo del tempio. Non ci servirebbe più tornare, ovviamente. Ma noi ci torneremo perché quei 12 punti sono tanta roba, ovviamente. Visto che, come ho detto, dobbiamo completare le uscite con le gemelline, rieccoci qua da loro. Ascolta attentamente, il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è... un mondo all'interno del mondo. Si dice che il tempo spesso là sia come quello di un sogno. Uomini e donne di ogni età vi si aggirano dimenticando la realtà in cerca di felicità e meraviglia. Parrebbe una forma di evasione simile alle fantasie che abbiamo visto al cinema. Una trappola diabolica che strega gli umani. Se esiste un luogo simile, dobbiamo esplorarlo. È un luogo che ti suona familiare? Allora, se sai dov'è, accompagnaci immediatamente lì. Potrebbe essere Destiny Land. Dunque? Intendi Destiny Land? Destiny Land, eh? Che razza di nome! Forza, andiamo, prigioniero, su su! Come mai così emozionata, Caroline? Perché parla di destino, ecco perché sono emozionata! Quell'orso cammina sulle zampe posteriori, è una specie di demone! In quel castello vive un re, non dovremmo porgergli i nostri omaggi? Il corteo sta per cominciare! Via, via, via! Che cos'è? Che cos'è quella cosa? È enorme! La musica allegra, il ritmo di danze ripetitive, il ghigno sul volto di ogni spettatore. Questa iperstimolazione mi sta frastornando. Ah, questo è un piano per il lavaggio del cervello, non è così, prigioniero? Forza, battete le mani! È solo un corteo! Davvero? Sembrano tutti incantati! Fai in modo di non soffrire lo stesso fato. Tuttavia potrebbe essere utile capire come fanno a praticare questa soggiogazione di massa. Justine, ispezioniamo la struttura. Fai strada, prigioniero. Ok, venite con me. Mi aspettavo che fosse più spettacolare. Ora dici così, nonostante fossi particolarmente affascinata prima. Hai detto frasi come "che orso carino" e "mettiamoci in fila per incontrare i personaggi". No, non ho detto nulla del genere. Stavo solo fingendo di essere un'umana soggiogata, tutto qui. Guarda, c'è un'altra fila. Guardiamo dove va. Mi sa che non abbiamo scelta ora. Faremmo meglio raggiungerla, prigioniero. Va bene.
è assurdo. Siamo state in fila per non so quanto tempo, ma alla fine non era ma era quella del bagno. Speravo che di riuscire a salire su quelle tazze enormi che girano in cerchio. Che cos'è stato, prigioniero? Quando scappa. È comprensibile, ma le lunghe attese non sono comunque un problema. Ehi, prigioniero, non è meglio la tua cella di questo posto? Almeno non devi fare la fila per il bagno. Beh, è stato divertente, voglio dire, è stato un incarico utile, ma per oggi possiamo tornare indietro. Calmati un momento, Caroline. Ho sentito che, dopo essere stati in posti del genere, è consuetudine portare un regalo ai superiori. Dovremmo comprare qualcosa al padrone, già che ci siamo. Ho già esaminato la merce esposta. Le orecchie da topo e orsacchiotto. Secondo te al padrone quale preferirebbe? Entrambe! Capisco, io e Caroline dovremmo fargli un regalo separato. Il padrone che coccola un orsacchiotto indossando le orecchie da topo. Justine? A quanto pare neanch'io posso sfuggire alla soggiogazione. Non dirlo al padrone, per favore. Comunque, abbiamo Mi immaginavo Igor con le orecchie da topo. Bello questo orsacchiotto. Comunque, abbiamo confermato l'esistenza di un mondo dei sogni. Pertanto, riconosco ufficialmente che hai completato l'incarico. Ecco la tua ricompensa. Tetracacarn? E basta? Guarda i sorrisi di quelle persone, è come se si fossero liberate della vita di ogni giorno. Il desiderio di sognare degli uomini li segue anche quando sono svegli. Un fenomeno curioso per noi che esistiamo nello spazio tra sogno e realtà. Oh, sta per iniziare un'altra parata della soggiogazione. Non ce n'è bisogno, torniamo prigioniero. Ma io volevo vederla, che palle. Ho seguito gli ordini e scortato le gemelle alla stanza di velluto. Sono carine comunque queste uscite con loro due. Ah, ed è arrivato finalmente dicembre. Eccoci qua. Ho sentito che i consensi per Shido stanno di nuovo aumentando. Le elezioni sono già decise. Non riesco a immaginarmi nessun altro in carica. Sarebbe bello avere un governo più forte. Shido ha già vinto, non vedo l'ora che arrivino i risultati. Ah, Yusuke questa volta. Siamo già a dicembre, che anno difficile. Gli incidenti dei ladri fantasma sono stati terribili, terrorismo a Tokyo, chi l'avrebbe mai detto? Arrivava solo Godzilla qui, sai che novità? Per fortuna manca poco alle elezioni, con Masayoshi Shido in carica, dormiremo sonni tranquilli. Sì, sembra promettente, l'anno prossimo dovrebbe andare meglio. Vedono il disastro che incombe all'orizzonte, non possiamo fallire, dobbiamo agire in fretta. Ve l'ho già detto, praticamente stanno parlando con noi. Però porca troia, dovete attendere, cazzo! Oh, chi mi vuole? Shiya e Haru che mi chiede di andare nel palazzo. Prima di tutto, chiediamole dei fagioli. Ecco qua tre fagioli terrestri. Chiediamole di piantare ancora. No, ho sbagliato. Ho messo le carote di nuovo. Vabbè, ci serviranno. E ora, Haru, usciamo per l'ultima volta. L'altro giorno sono andata in azienda e ci sono novità. Hai tempo per parlarne oggi? Ho tutto il tempo che ti serve, Haru, visto che questa è l'ultima volta che usciremo. Grazie. Vorrei tanto bere un caffè del capo. Possiamo andare alle Blanc? Come vuoi. Oh. Pensa che questo sarebbe il momento in cui alla fine ci baciamo, però. Wow, un sapore così deciso. Ho saputo che hai cominciato a dedicarti allo studio della tostatura, signorina. Sì, sento spesso il bisogno di bere una tazza del suo caffè appena fatto. Ah, mi stai quasi facendo commuovere. Beh, io vado a casa, chiudi tu il locale, per favore. Scusami, è ancora mattina. Dopo cosa fai, torni? Va bene, ci penso io. Finalmente sono riuscita a dire ciò che pensavo alla riunione aziendale. Non solo a proposito della nuova catena, ma anche sul futuro dell'azienda e su mio padre. Credo che all'inizio alcuni non gradissero la mia presenza, ma alla fine mi hanno ascoltata tutti. Sei stata bravissima, Haru. L'ansia mi divorava. Non ero nuova agli incontri con persone importanti, ma non avevo mai detto ciò che pensavo davvero. Comunque, dopo aver parlato con la direzione, ho deciso di lasciare a loro la guida dell'Okumura Foods. Semplicemente non sarei in grado di supervisionare il loro lavoro. E visto che hanno accettato le critiche dell'opinione pubblica, ho pensato di potermi fidare. Buono sto caffè.
Quanto ai miei progetti per il futuro, mi piacerebbe aprire un piccolo caffè tutto mio. Ogni voce del menù sarà prodotta in casa, dal caffè all'insalata. Avrò degli standard elevati. Sarà un locale amato dalla gente, come quello di mio nonno e come questo. Che ne pensi? Tutto dipenderà dal sapore. Continuerò a dedicarmici per migliorarlo. A dir la verità, non intendo aprire un locale subito dopo aver finito la scuola. Prima dovrò studiare e approfondire le mie conoscenze. Dopotutto, finora è stato solo un hobby. Chissà, forse prima dovrei fare un po' di apprendistato alle Blanc. Se vuoi. Il caffè che ho bevuto dopo aver pianto tutta la notte, il suo sapore mi ha permeata. Spero di aprire un locale in cui anche altri possano provare quel calore. A ogni modo, credo che non sarà facile realizzare questo mio sogno. D'altro canto, il sogno che avevo da bambina, diventare una paladina della giustizia, si è avverato. Se agisco con determinazione e credo in ciò che faccio, sono certa che riuscirò in qualsiasi cosa. Io voglio credere nel tuo sogno, Haru. Sono felice di averti conosciuto. All'inizio era bello che ci fosse qualcuno in grado di capirmi. Ora, però, c'è di più. Forse in qualche occasione la gente mi odierà per questo, ma finché mi starei accanto, io starò bene. Come amico. Voglio fare anch'io qualcosa per te. Se avrai bisogno di aiuto, ti prego, conta su di me. D'ora in poi, fai pure affidamento su di me. Sento di avere la forza per poterti aiutare. E io ci credo, Haru. Oh. Naru wananji, wanji wanaru. Io sono te, tu sei me, è trasformato in un'alleanza, in un patto di sangue. Questo legame diverrà le ali della ribellione, spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore. Hai infine disvelato il segreto più recondito dell'imperatrice, che ti conferirà un potere infinito. Secondo risveglio, perfetto. E abbiamo ottenuto la meretrice. Tan 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 tan. Devo dirlo, preferisco la seconda evoluzione di Makoto rispetto alla prima, perché è molto più, come posso dirla, espressiva secondo me. Mi sento come rinata, questo è il mio nuovo potere. Abbiamo trasformato Milady in Astrarte. Ma com'è bello, è passata da Cenerentola a Biancaneve. Ma sì. Quando aprirò il mio locale, tu potrai essere il mio primo cliente. Ti porterò un regalo, allora. Non vedo l'ora. Ti porterò una piantina. Ah, guarda che ore sono. È da un bel pezzo che parliamo. Devo scappare. Bevo il caffè. Arrivederci. Ho accompagnato Haru alla stazione. Oh, così si fa. Bravo ragazzo. Evita nucleare. Lo mettiamo al posto di Raffica. Parapapapa. Kaitaka. Sei andato ad accompagnarla, vedo. Ovunque mi giro, sento di continuo le voci su Shido. Questa storia mi dà il vomito. È come se aver preso posizione contro i ladri fantasma avesse fatto impennare la sua popolarità. Ma è stata tutta una farsa. Più che altro, perché nessuno critica la polizia? Dopotutto, la loro preziosa preda si è suicidata mentre era sotto la loro custodia. Comunque la si gira, è una buona ragione per urlare allo scandalo. Io sono solo contenta che non abbiano mai reso pubblica l'identità di Phoenix. A riguardo di ciò, non ti sembra un po' strano? Cosa vuoi dire? Perché nessuno mostra più interesse verso l'identità o le motivazioni dei ladri fantasma? La gente non crede che siamo la mente dietro quegli orribili crimini accaduti di recente. Già, verrebbe da pensare che il pubblico dovrebbe mostrare più interesse verso tale argomento. Me lo stavo chiedendo anche io. Sembra che l'agitazione seguita al suicidio si sia calmata fin troppo velocemente. È come se non interessasse più a nessuno. Esatto, sono troppo impegnati all'acclamare Shido. Dio, non ha alcun senso, mi dai brividi. Hanno ragione, è totalmente assurdo, cosa sta succedendo? Eccoci di nuovo qua, Justin, ciao. Bene, è tempo di nominare il posto, Justin, a te l'onore. Ascolta attentamente, il luogo che desideriamo valutare per la tua riabilitazione è il castello del tuo padrone, prigioniero. Eccolo, era questo l'evento che volevo vedere. La persona responsabile del successo della tua riabilitazione in questo mondo deve essere importante. Come tuoi custodi, sarebbe sciocco rinunciare a un incontro simile. Forza, portaci dal tuo padrone. Volevo arrivare a questo punto per una semplice ragione. Perché questo incontro è il più importante, diciamo, con loro due. Perché poi più avanti sblocca un altro evento. Dopo questo incontro, gli altri possiamo anche lasciarli perdere.
Come tuoi custodi, sarebbe sciocco rinunciare a un incontro simile. Forza, portaci dal tuo padrone. Certo! Eccellente, partiamo subito. Che tipo di persona potrebbe essere il tuo padrone? Beh, portaci lì, così lo scopriremo. È uguale a Igor, identico proprio. Ehi, bentornato. Aspetta, chi sono queste marmocchie? Sei il padrone di questo luogo. Grazie per aiutare il prigioniero con la sua riabilitazione. Prigioniero? Sì, va tutto secondo i piani, soprattutto grazie ai tuoi sforzi. È la nostra gratitudine. Certo. Ehi, Phoenix, che razza di gente giri ultimamente, di preciso? Sono successe tante cose. Beh, sì, immagino sia vero, ma come e dove le hai incontrate questo genere di persone? Beh, sedetevi, avete già mangiato, altrimenti posso offrirvi del curry. Curry? Non abbiamo idea di cosa sia, ma accettiamo gentilmente l'offerta. Prego. Che diamine sta succedendo? Il riso sta venendo lentamente assorbito da questa melma. Melma? Davvero? Aspettate, davvero non l'avete mai mangiato? L'odore non è niente male a dirla tutta, è piuttosto invitante. Cosa sono quei pezzettoni rossi dall'aspetto nocivo qui sul lato? Si chiamano Fukujinzuke. Non so cosa siano, vediamo cosa sono. Ah, è quella specie di... Allora, non so cosa sia effettivamente, ma è una spezzettina che si mette sul lato del curry. Sottaceto tipico della cucina giapponese. Fukujin... di cosa si tratta? È un aroma aggiuntivo per il curry, si chiama così per le sette divinità della fortuna, le Shichi Fukujin. L'hai preparato facendo a pezzi un dio? Quindi questo è tinto con il sangue di un dio? Ma che stanno dicendo queste marmocchie? Non lo vuoi sapere. Quest'uomo è uno sterminatore degli dei, ecco perché sa tenere a bada il prigioniero. Mi aspetto molto dalla cucina di uno sterminatore degli dei, mangeremo questa melma con rispetto. Senti, non è melma, va bene? Gnammete. Ah, è così piccante, la mia bocca è in fiamme. Sono d'accordo, gnam. Ma sembra che non riesca a smettere. Mi piace? Non è male, preferirei se fosse un po' più dolce, tuttavia. Devo dire che questa melma chiamata curry soddisfa il corpo e lo spirito. Non c'è dubbio, se potessi mangiarlo tutti i giorni la tua riabilitazione ne gioverebbe. Sii grato allo sterminatore degli dei, prigioniero. Fallo arrabbiare e ti userà come contorno. Dovrei andare, devo preparare la cena Futaba. Se vogliono del caffè, sai come farlo. Ok, per stasera il locale è tuo. Che cazzo di gente conosce sto tizio? Caffè, credo che fosse servito anche in quel campo degli schiavi. Bene, prigioniero, servici del caffè. Va bene. Ecco a voi. Perché lo sterminatore degli dei prepara solo cose torride? Il profumo non è male, però, è anche meglio di ciò che abbiamo già sperimentato. Ed è ora del sorso preliminare. Ah, è amaro, che sia veleno? Abbiamo latte e zucchero. Sì? Cosa sono? Ho sentito parlare di entrambi. In teoria esistono additivi magici di colore bianco che migliorano il sapore di questo abominio. Pretendo quegli additivi. Oh, questa polvere si dissolve istantaneamente, non importa quanta ne metta. Quasi, ancora un po'. Siamo quasi all'equilibrio perfetto tra bianco e nero. Oh, non ce n'è più. Assurdo, avevo quasi raggiunto l'armonia perfetta tra bianco e nero, ma ora non c'è più nulla da fare. Ora un altro sorso preliminare. È diventato marroncino quel coso. Ah, com'è dolce. Ha una gradevole consistenza granulosa. Comunque, ha un suo fascino unico. Oltre ad aver incontrato il padrone del prigioniero in questo regno, abbiamo anche assaggiato il suo cibo esotico. Per quanto riguarda te, l'incarico è completato. Ecco la tua ricompensa. In una rimonta. Ottimo. Ora che ci penso, prigioniero, ci ha mostrato un gran numero di luoghi differenti, eh? Vero, abbiamo visto lati inaspettati degli uomini. Per noi è stata un'esperienza davvero appagante. Mi fa piacere sentirlo. Non ci interessa la felicità, prigioniero, solo la riabilitazione.
anche se a volte, presa dall'emozione, dimentichi il tuo ruolo, Caroline. Ah sì? Potrei dire lo stesso di te. Hai chiesto il padrone di prendere un acquario pieno di meduse per la nostra stanza, lo so, non negarlo. Oh. Pare che non ci sia più tempo, ora dobbiamo tornare. Ehi, non credi di poter cambiare argomento tanto facilmente, non te la caverai con così poco. Siamo custodi e questo è il nostro prigioniero, né più né meno. Comunque non si può negare che i risultati del prigioniero hanno superato le nostre aspettative. Anche solo per questo saremmo negligenti se non esprimessimo la nostra ammirazione. Sì, detto da noi un gran complimento. Mostra un po' di gratitudine, prigioniero. Ma gli incarichi speciali non finiscono qui. Non provare ad arrenderti, chiaro? Prima di andare, finiamo le pietanze offerte dallo Sterminadei. Come si chiamavano? Curry e Curvi e Cocodè? Forse intendevi Furri e Bidè. Furri e Bidè. Ah, non importa. Melma nel piatto e tazza di melma. Torniamo al lavoro. Dopo aver mangiato ho scortato le gemelle alla stanza di velluto. Tazza di melma e melma nel piatto. Oh, e ora abbiamo finito gli incontri di Haru e le gemelline. Mancano solo 2 settimane alle lezioni, devi prendere questa faccenda sul serio. Morgana, sei tu il primo che mi ha detto di andarci con un attimo di riguardo.